Buongiorno a tutti, in questo video vorrei parlare dell'argomento che ho trattato per la mia tesi di laurea in medicina e chirurgia. Il titolo è Mutazioni dei geni EGFR, KRAS, BRAF, ALK e c-MET in 1440 pazienti sardi affetti da adenocarcinoma polmonare. Allora, il tumore del polmone, come sappiamo, è una malattia che ha un'altissima prevalenza, si parla di più di 2 milioni di nuovi casi annui. Quindi anche un'altissima incidenza e un'alta mortalità. Si parla di più di 1,8 milioni di decessi annui. In Sardegna è stato effettuato uno studio dal 1992 al 2010 dove sono stati trovati moltissimi nuovi casi di malattie e moltissimi decessi ugualmente. Allora, per quanto riguarda l'incidenza nel sesso maschile e femminile, si è visto che nel sesso femminile sembra sia aumentata, probabilmente in relazione all'aumentata abitudine tabagica. Nel sesso maschile, invece, sembra sia rimasta tale o comunque diminuita un po'. Comunque, il problema di detectare questa patologia è che spesso l'evoluzione della malattia decorre in maniera subclinica, quindi e questo porta a ritardi diagnostici spesso notevoli. Poi, perché spesso i sintomi che hanno questi pazienti sono correlabili spesso a malattie respiratorie di calibro e di importanza sicuramente diversa e minore rispetto a una patologia tumorale polmonale. E poi l'altra cosa da dire sicuramente è che c'è ancora tutt'oggi un'insufficiente compressione di quelli che sono i meccanismi fisiopatologici della malattia e anche una mancanza di ottimali strategie terapeutiche, soprattutto da implementare negli stati avanzati. I tumori del polmone dal punto di vista istopatologico lo possiamo suddividere in due grandi categorie, che sono i tumori non a piccole cellule, tra cui abbiamo l'adenocarcinoma, lo squamo cellulare e molti altri istotipi meno frequenti, e poi quelli a piccole cellule, quindi i microcitomi. La terapia ad oggi per i tumori non a piccole cellule è questa. Dunque, nello stadio localizzato la fa da padrona sicuramente la chirurgia e in parte anche la radioterapia in casi selezionati, nei pazienti non candidabili a chirurgia. Per quanto riguarda la malattia locoregionale, abbiamo da aggiungere la chirurgia anche la radioterapia, la chemioterapia, l'immunoterapia. Nella malattia avanzata abbiamo anche le terapie target che sono da sottolineare. Allora, che cos'è l'epidermal growth factor receptor o recettore del fattore di crescita epidermico? È un fattore, è un recettore appunto, che viene utilizzato ad esempio come target in quelle che sono chiamate le terapie target. Questo recettore è costituito da un dominio extracellulare, un dominio transmembrana e un dominio intracellulare, che è quello che ha poi l'attività principale del recettore di tipo tirosinchinasico. Questo recettore, in presenza di ATP, una volta che viene attivato in seguito al legame con i suoi ligandi, induce una serie di attivazioni di vie di segnalazione intracellulari che poi hanno diversi effetti fisiologici, come ad esempio crescita, quindi proliferazione cellulare, differenziazione cellulare e quant'altro. Il gene che codifica per l'EGFR si trova sul braccio corto del cromosoma 7. E diciamo, gli esoni che sono più frequentemente colpiti da mutazioni sono quelli che codificano per appunto il recettore tirosinchinasico, quindi abbiamo primi tra tutti l'esone 19, abbiamo anche poi l'esone 21 e poi a seguire l'esone 18 e l'esone 20. Una mutazione caratteristica è la mutazione che interessa l'esone 20T 790M, che è quella responsabile dello sviluppo della maggior parte dei casi di resistenza alle terapie target. Queste mutazioni, andando a interessare il dominio tirosinchinasico intracellulare, cosa fanno? Ne determinano una sua attivazione costitutiva, che poi è responsabile di quella che è l'oncogenesi della patologia. Le terapie target, che vengono utilizzate, ad esempio, sono gli inibitori delle tirosinchinasi, che quindi hanno come obiettivo quello di andare a bloccare l'attivazione costitutiva del dominio tirosinchinasico intracellulare,
garantendo quindi, garantendo, diciamo non garantendo perché non c'è nulla di sicuro sempre nella scienza, ma permettendo una prognosi migliore a tutti i pazienti che possono giovare di queste terapie. Negli anni sono stati introdotti nella pratica clinica diversi inibitori delle tirosine chinasi. Abbiamo gli anti-EGFR di prima, seconda e terza generazione e poi anche gli anti-ALK di prima e seconda generazione e gli anti-ROS1, come il crizotinib, che di fatto è un anti-ALK di prima generazione. Gli anti-EGFR di terza generazione, quindi l'osimertinib, si sta ad oggi utilizzando sempre più anche in prima linea di trattamento, ma è comunque risultato essere negli anni molto importante nei casi di sviluppo di resistenza alle terapie target, che di solito avviene dopo circa 8-12 mesi di terapie. In ogni caso, tutto questo ci fa capire quanto sia importante ad oggi, ormai non solo per le patologie del tumore del polmone e di altre patologie tumorali, ma per tutte le patologie, conoscere quello che è il profilo mutazionale del paziente, proprio per andare poi a utilizzare una terapia che sia quanto più personalizzata possibile. Lo scopo dello studio è stato quello appunto di investigare la frequenza e la tipologia delle mutazioni dei geni EGFR, CAPARAF, BRAF, ALK e c-MET in pazienti sardi affetti da adenocarcinoma polmonare, come dicevo prima. Sono stati reclutati 1440 pazienti, la cui origine sarda è stata comunque accertata e con diagnosi accertata sempre di adenocarcinoma polmonare. Sono stati raccolti di questi pazienti dati antropometrici, clinici e patologici, ovviamente da cartelle cliniche e referti. È stato fatto firmare loro un consenso informato, gli sono stati spiegati gli scopi dello studio e poi ovviamente lo studio è stato condotto in accordo con la dichiarazione di Helsinki e approvato dal CNR, ovvero il Consiglio Nazionale delle Ricerche, il comitato etico del CNR. I campioni che sono stati sottoposti appunto ad analisi molecolari sono stati ottenuti dagli istituti di anatomia patologica che hanno partecipato allo studio, istituti di tutta la Sardegna di fatto, e che sono stati coordinati dall'Istituto di Anatomia Patologica di Sassari e ci si è accertati che questi campioni contenessero almeno l'80% delle cellule neoplastiche. Le analisi molecolari sono state eseguite presso l'Istituto di Chimica Biomolecolare del CNR, sono state utilizzate tecniche quali la tecnica di Sanger, del pyrosequencing e la FISH per quanto riguarda la ricerca degli riarrangiamenti di ALK. La FISH sarebbe la ibridizzazione in situ. In tutti i casi sono state ricercate le mutazioni di EGFR, mentre CAPARAS e BRAF sono stati ricercati solo in 1047 casi. ALK e c-MET invece sono stati ricercati successivamente, a partire da settembre 2012, quando proprio la loro ricerca poi è stata introdotta nella pratica clinica. Come potete vedere da questa flowchart è riassunto quello che ho appena detto, le ricerche sono iniziate nel gennaio 2011, per quanto riguarda le GFR, e si sono concluse nel 2016, luglio del 2016. L'analisi statistica è stata utilizzata con un software che si chiama Stata 13 e questi sono i risultati. Allora, per quanto riguarda le GFR, allora, le mutazioni del gene sono state riscontrate soprattutto in pazienti di sesso femminile e nei non fumatori, questo in accordo con la letteratura. In totale sono state trovate mutazioni dell'EGFR nel 12,6% dei pazienti. L'altra cosa da sottolineare è che la percentuale che ha interessato i pazienti non fumatori è stata del 58,6%, quindi una percentuale piuttosto elevata. Per quanto riguarda CAPARAS e BRAF, queste mutazioni sono risultate essere mutuamente esclusive con quelle delle GFR e sono risultate essere più frequenti nei soggetti fumatori. La percentuale è stata del 22,1% per quanto riguarda CAPARAS, 3,2% per quanto riguarda BRAF. ALK invece, i riarrangiamenti di questo gene hanno mostrato una predilezione per il sesso femminile e per l'età giovanile, inferiore ai 50 anni, senza alcuna associazione con il fumo. Questi riarrangiamenti hanno interessato il 5,3% dei pazienti. Sono dati che comunque in generale si accordano con quelli che si trovano in letteratura.
Ancora passiamo al gene c-MET. Le amplificazioni di questo gene non hanno mostrato particolari pattern di distribuzione, se non appunto una predilezione per il sesso femminile, comunque ai limiti della significatività statistica, come potete vedere dal P che è di 0,051. Per essere considerato un valore significativamente, diciamo statisticamente significativo, meglio, il P deve essere, sappiamo, minore dello 0,05. In questo caso abbiamo 0,051. E la percentuale è stata del 2,1%. E quindi le conclusioni quali sono? Che i pazienti sardi affetti da adenocarcinoma polmonare non presentano alcuna mutazione genica nota tra quelle ricercate, la maggior parte, si parla del 54,7%, e quindi non possono giovare di terapie target. Quindi paradossalmente uno potrebbe pensare, ah, che bello, sono wild type, quindi non ho mutazioni geniche tra quelle ricercate, quindi un fattore positivo, in realtà ad oggi è un fattore negativo perché non possono appunto giovare di terapie target che hanno in realtà dei risvolti dal punto di vista clinico molto importanti. Le mutazioni di KRAS sono risultate essere le più comuni, quindi hanno coinvolto il 22,1% di pazienti, sono risultate essere mutuamente esclusive con quelle delle GFR. La percentuale dei pazienti EGFR mutati non fumatori, e questo è un dato importante, è risultata essere molto elevata del 58,6%. BRAF, ALK e c-MET invece hanno interessato rispettivamente il 3,2, il 5,3 e il 2,1% dei pazienti. Quindi, come dicevo, i risultati concordano con quelli trovati nelle altre popolazioni caucasiche, mentre risultano essere nettamente inferiori rispetto a quelli trovati nelle popolazioni asiatiche. Pensiamo ad esempio alle mutazioni delle GFR, che qua sono state circa 12,6% dei pazienti, sappiamo che nelle popolazioni asiatiche si avvicinano al 50% invece. Comunque, tutte queste cifre appunto confermano quanto sia importante continuare a ricercare nuovi bersagli molecolari per l'allestimento quindi di terapie nuove, terapie target che possono andare a arricchire quello che è l'ambito dell'oncologia di precisione, cercando quindi di migliorare quanto possibile la qualità di vita e la sopravvivenza di questi pazienti neoplastici. Ovviamente ringrazio tutti i medici che hanno permesso uno studio, la realizzazione di questo studio così importante e grande. Ovviamente sono sempre studi che vengono fatti in maniera multidisciplinare e coinvolgendo veramente moltissime persone. Sono studi che sono sempre molto complessi, non si riesce ovviamente a far nulla da soli nell'ambito scientifico, vige la regola della multidisciplinarietà e collaborazione. E questo studio è stato inviato alla BMC Pulmonary Medicine ed è in attesa di pubblicazione, dovrebbe essere pubblicato proprio in questi giorni. Quindi vi ringrazio per l'attenzione e vi lascio con queste frasi che io ritengo essere illuminanti. Prima di guarire qualcuno, chiedigli se è disposto a rinunciare alle cose che lo hanno fatto ammalare, Ippocrate. Bisogna considerare sempre l'importanza dell'aspetto psicologico. Noi sappiamo che nella malattia entrano in gioco diversi fattori, fattore biologico, psicologico, ambientale e quant'altro. Quindi per ottenere come risultato la salute bisogna sempre agire su tutti i livelli possibili. Nel modello della PNEI, psiconeuroendocrinoimmunologia, parla proprio di questo, così come anche la definizione della malattia e della salute da parte dell'OMS, il modello biopsicosociale. Altra frase, nella caduta ci sono già i germogli della risalita, fragili ma verdi, vanno coltivati con premura, di Jung. Bene, allora a presto, vi aspetto per il prossimo video.